L'attore purtroppo ha un problema. Diventa vecchio. Mio Dio, ma cosa c'è adesso? Una volta gli attori... Che sto invecchiando. Andavano... Oh, ti do una notizia, cara. Nella casa di riposo dell'attore. Tu sei già vecchia. Ne ho visti tanti, di attori anziani e senza mezzi, in cerca di un'ultima dimora. Ormai perdevo colpi. La mia testa non funzionava più a dovere. La vecchiaia, per chi non ce l'ha, è una cosa meravigliosa. Essere. Che sta facendo? Oh, non essere. Questo è Reliar, non è Amleto. Reliar! Questo è il problema. Ma io godo della vecchiaia, godo di questi monumenti. Si dimentica le battute, non sa nemmeno come si chiama. Ma è anziano. E io sono giovane. Quando si partiva per una tournée era un po' come i circensi. Partivano e non tornavano più a casa per mesi. Non c'era il Frecciarossa. Mi si dice che lei avrebbe portato qui con sé un animale, più precisamente un pappagallo, cosa che, come lei ben sa, è severamente vietata dal nostro regolamento. Perché non va a cercarlo nella camera di un uomo, il pappagallo? La casa di riposo per attori ti dà l'idea che anche l'ospite sia ancora attore. L'ultima era facilissima. Ho capito, ma se non mi lasci il tempo. Ci vuole ritmo, Ernesto, ritmo, come sul palcoscenico. Il recitare, il fare il teatro, o in generale il mondo dello spettacolo, è un continuo ricreare, un po' ricreare la vita, ricreare delle emozioni, e finché abbiamo le emozioni siamo a cavallo. Gli applausi ti fanno sentire amata, è un'illusione, sì, ma non potresti più vivere senza. Amati fantasmi.